Brunella, ciao. No. Piacere. Ciao. Peppe. Ciao. Allora, sei pronto a fare questo giro? Certo. in carrozzina elettrica, rigorosamente. Scooter elettrico. Scooter elettrico. Ci facciamo un giro e vediamo un po', insomma, se ci sono ostacoli, se ci sono problemi. Sei pronta? Pronta. Andiamo. E qua? Non puoi andare. Qua mi butto rigorosamente per la strada. Ah, perfetto. Cioè, ci sono le strisce ma non ci sono pedane. Vedi, qua là c'è lo scivolo e non c'è la pedana. C'è lo scivolo per entrare nella farmacia, ma non c'è lo scivolo sul marciapiede, quindi guarda, è inaccessibile comunque, nemmeno da quel lato. Dall'altro lato c'è? Da questo lato no, la farmacia. Tagliata fuori completamente e continua così, che non si sale sul marciapiede fin giù. Tutto il quartiere così? Sì, praticamente tutto il quartiere. Tu potresti andare per strada con questo mezzo? No, no, vabbè, sei costretta a farlo. A volte quando vado sul marciapiede, l'altro ieri un vecchio mi ha preso a parolacce. Ah, oh, giusto. Ha detto che ero un incivile. Certo, perché andavi con lo scooter sul marciapiede, è normale. E qua qualche volta approfitto di quel pezzetto di marciapiede. Ah, ecco, che dovrebbe essere forse un vecchio passo carraio. E allora salgo. Chiaro. Là. Poi c'è un problema, se tu magari riesci a salire da qualche parte non è garantito che tu possa riuscire a scendere. Meglio andare per la strada a quel punto. Attenzione qua. Ce l'hai un clacson volendo? Ah, beh, insomma, non è... Quando c'è traffico così ti tocca incolonnarti praticamente, no, come le auto. Sì, no, come tutti qua. Ecco la posta. La posta, l'ingresso principale è questo. Sì. La sovrintendenza, così dicono loro, sì, ha proibito di mettere lo scivolo. Vi posso chiedere quanto è difficile? Guardate da dove devo per arrivare con il furgone. Che mi hanno accompagnato, non si può farsi giù piano piano, il computer manca funzione, non funziona niente. Ah, quindi pensa pure inutile andare. Aiutato. Per entrare io devo arrivare qua, questa porta. Ok. Mi vedono da dentro, anzi, ma è meglio. E ti aiutano? No, no, mi fanno aprire la porta. Io ah, ok, dentro. Entri da qua. Sarebbe un'uscita di emergenza. Sarebbe un'uscita di emergenza. Ok. Allora, qua non si passa. Un muro di macchine. Ritorniamo indietro. Per salire sul marciapiede non puoi salire perché ci sono uno, due e il terzo scalino sopra. Siete riuscito? Siamo riusciti. Meno male. Grazie. Buona giornata. Però guarda le zappelle. Abbiamo visto, sì, anche sì, è stato zappelle. Attrezzato. Siamo attrezzato. Attrezzato. Questo tanto è proprio. Vedi quegli scalini? Sì, li vedo, li vedo. Senza parole. Thank you.
Noi siamo stati in una strada che tu conosci, ti sai muovere perché è il tuo quartiere, ma quando ti trovi in un quartiere che non conosci a memoria nei dettagli, è un rischio. Per lo più me la faccio per la strada, perché il pericolo poi di arrivare alla fine di un marciapiede stretto e trovare uno scalino e non girare o dover girare lì è pericolosissimo. Questo è solo un piccolo tratto di mondo dove abito io. Reperire un disabile per ogni quartiere e dire: senti, facciamoci un giro, poi a Palazzo San Giacomo forse qualcuno capirà qualcosa. È una buona idea, Brunella, lo farò. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.